CGIL, Funzione Pubblica, CGIL Piemonte hanno organizzato il convegno legato alle politiche per il lavoro. Quali sono stati i temi principali al centro della giornata? Innanzitutto una rivendicazione che stiamo facendo al governo centrale e anche alle regioni che hanno titolarità concorrente su queste materie, sulla necessità di dare stabilità, efficienza, certezza al sistema dei centri per l'impiego e quindi ai centri che si devono occupare principalmente del governo pubblico, del tema del reinserimento e dell'inserimento lavorativo. Significa definire la titolarità contrattuale di queste persone, di questi dipendenti dentro servizi che sono stati depauperati, sviliti nel corso degli anni e che stanno facendo un lavoro straordinario nonostante questo disinvestimento. E noi oggi chiediamo al governo di cambiare rotta, di investire sulle politiche attive, che significa in primo luogo investire sulle professionalità, dare certezze ai dipendenti a tempo indeterminato e stabilizzare i tanti precari. E poi rafforzare con nuove unità di personale per avvicinare un pochino questi servizi ai livelli europei, appunto rafforzare questi centri con nuovo personale e nuove strumentazioni. Quali sono i dati che sono stati presi in considerazione legati al nostro paese? Ma noi siamo un paese che storicamente ha investito male, diciamo così, sulle politiche attive e poco soprattutto nel governo pubblico in un sistema universale e nazionalmente garantito di politiche attive che dia certezze in tutto l'ambito nazionale del diritto dei disoccupati di essere appunto ricollocati, accompagnati, formati. Per fare qualche termine di paragone, in Germania lavorano quasi 100.000 operatori in questi servizi, in Italia i centri per l'impiego pubblici hanno circa 7.000, tra i 7.000 e gli 8.000 operatori a tempo indeterminato e meno e 2.000 precari. Quindi noi abbiamo bisogno che le politiche attive non siano privatizzate, ma che ci sia un ruolo forte del pubblico in un governo, in servizi che noi riteniamo essenziali, prestazioni essenziali al pari della sanità e di altri servizi, e quindi il convegno di oggi è stata anche l'occasione per mettere insieme alcuni dei soggetti, tra questi le regioni, che hanno titolarità in materia e che con il governo dovranno definire appunto un miglioramento della condizione. La situazione a livello regionale? La situazione è sostanzialmente quella di avere, come nel resto d'Italia, dei problemi che riguardano le agenzie dell'impiego e che, se non risolti, non riusciranno a far sì che queste agenzie svolgano il lavoro che anche il Job Act aveva previsto che svolgessero. Quindi c'è necessità di avere anche da noi una maggiore occupazione, di stabilizzare chi ci lavora in maniera precaria, perché sarebbe, tra l'altro, un bel ossimoro quello di avere tra chi deve trovare lavoro agli altri dei precari che hanno bisogno di trovare loro, e sono cose che capitano nel nostro paese. E soprattutto, e quindi bisogna vedere quali investimenti fare, quali risorse anche europee destinare per consentire alle agenzie per l'impiego di svolgere il lavoro. L'umore dei dipendenti? Credo che siano molto, molto preoccupati per la situazione e vogliono lavorare meglio, dato che vogliono lavorare e lavorare meglio, sperano che le cose si risolvano.